Tra i più virtuosi c'è il paese dei cuochi, Villa Santa Maria, il che potrebbe essere anche una doppia buona notizia se pensiamo a tutto il cibo che sprechiamo. Tra i meno virtuosi, ovviamente, figurano i comuni più grandi, come L'Aquila, che ha i suoi problemi speciali legati al post-sisma, e Pescara, con una raccolta differenziata che può dare di più. Nel complesso, però, l'Abruzzo, fotografato dal dossier di Lega Ambiente per premiare i comuni ricicloni, ha evidenziato un significativo passo avanti. Mancano ancora alcuni comuni, se penso al comune di Pescara piuttosto che al comune dell'Aquila, che devono fare ancora degli sforzi in questa direzione. Sono partiti prima i comuni più piccoli, poi i comuni medi, adesso bisogna arrivare a tutte le città, comprese le città più grandi. Non basta però fare solo la raccolta differenziata, bisogna realizzare anche l'impiantistica per fare in modo che la differenziata venga effettivamente riciclata, e su questo c'è da fare un lavoro straordinario per realizzare quegli impianti, a partire gli impianti per trattare i rifiuti organici che possono essere trasformati in compost, il terriccio che serve per i terreni agricoli, e in biometano. L'economia circolare si fa a poche decine di chilometri di distanza negli impianti di riciclo, non è quella che fa circolare i rifiuti in tutto il paese. Abbiamo raggiunto finalmente la soglia del 65% come soglia di legge regionale, e questo ci fa capire che siamo a un punto di svolta sulla raccolta differenziata. Complessivamente sono 233 comuni, di cui 102 sono anche comuni rifiuti free, che sono quei comuni che, oltre ad avere una raccolta differenziata superiore al 65%, poi hanno anche un secco residuo sotto i 75 kg abitante. E se prendiamo per esempio in riferimento i piccoli comuni, che poi sono quelli che danno più forza a questa classifica, il comune di Villa Santa Maria è il primo comune, perché ha un secco residuo che si attesta intorno a 22 kg abitante, quindi, come per dire, è il più performante anche rispetto alle altre province. È chiaro che stiamo aspettando un salto di qualità anche da parte dei grossi centri, perché poi lì ci giochiamo la differenza ultima per fare un ulteriore salto di qualità. L'Aquila vive un dramma protratto negli anni dal terremoto e via dicendo. Pescara ha difficoltà perché, essendo il primo centro turistico come città sul territorio, soffre soprattutto l'impatto estivo, ma va detto che deve chiudere porta a porta su tutta la città. Per esempio San Vito, per quanto riguarda il discorso di città che è superiore a 5.000 abitanti, ma anche superiore a 15.000 abitanti, abbiamo delle buone pratiche che vanno in questa direzione. È chiaro che nei piccoli comuni c'è stato il salto per diventare comuni rifiuti free, quindi con più attenzione anche alla qualità della differenziata. E sui grossi centri ci troviamo di fronte a comuni che sostanzialmente migliorano la raccolta differenziata, però poi manca ancora questo step. Prato La Peligna invece è un centro importante che riesce ad essere comune free.